Devo dire, contavo che in questa edizione del Cartoon Mix avrei potuto lavorare senza dei disturbatori che costantemente venivano a fare delle riprese, e invece mi sono trovato di nuovo voi a rompermi le palle, e quindi niente, il messaggio per il 2014 è vi auguro di avere Ginus come unico padre spirituale. Pregate costantemente Ginus e fate del verbo di Ginus il senso della vostra esistenza, e quando vedete questi due con telecamera e microfono cambiate strada, perché sono delle persone inaccettabili proprio. Quindi sono in onda. Mamma mia come ciotola quel coso lì. No, ma io non faccio più le intro. Benvenuti amici al Cedo Video, non le faccio più. Cazzate come quella del Cus. Ora? Ora? Ora sono in onda. Hai visto che palco di merda? Bruttissimo. Piccino, vuoto. Allora. Te perché non mostri le tette? Non mostro? Le tette! E non ce le ho! E allora sei un cosplay di merda anche te! Hai ragione! No. È diverso, questo dimostra che anche se non sei una persona che mostrerebbe le tette, che va in giro mezzo nuda, per il personaggio che vuoi interpretare, va in giro anche mezzo nudo. Perché ti piace così tanto quel personaggio che vai anche se non è nel tuo stile, anche se è un po' diverso dal tuo carattere. Oh. Oh. Ora ho fatto il cosplay perfetto. Perfetto. Un'intervista. Un autografo vuoi? Sei sicura? Io offendo anche negli autografi. Siamo al numero 4. Io vengo in faccia. Vi auguro di venire in faccia. Oh. È amore o non è amore? All'inizio non era, ma poi mi hai conquistato. Chi cazzo è questo qui? Questo non è il primo membro della nuova brigata. Gordon. Gordon Ramsay. Chi cazzo se ne frega? Ci si porta dietro i VIP d'ora in poi. Allora, io ho scritto: Gloria, puzzi di cicoria, datti una lavata con l'acqua ossigenata, il tuo alcedo, Simone, e poi l'autografo. Perfetto. Grazie a te. Grazie a te. Ciao. A lei. Devi fare i complimenti sul cosplay ora. Io non faccio mai complimenti sul cosplay. Ho detto prima che mi interruttavo. Ah già, è vero. Cazzo. Che vergogna. Allora, cosa ne pensi? Vuoi farmi da Tidus? Devo fargli un complimento, quindi aspetta, devo studiare bene. Di questo cosplay mi garba. Sono sporche. Appunto. Mi garba. Aspetti. Diciamo che prendono oggetti a caso che sì, ti a piacciono. Si può dire? Cazzo, sì. Se li mettono addosso e poi fanno i fighi per le fiere. Giusto. Allora, siamo qui con una bella ragazza. Sembravi una ragazza vista dal dietro. Fra tette e culo cosa preferisci? Culo. La nigri, sì. La nigri? Ce l'ha rifatta. Sì. Si vede. Non tutte, io no. Lei no. Posso approfittarne per fare un po' di pubblicità? Dai, sì. Guardate Strips la sitcom, che è una web serie ambientata in fumetteria. Trovate online su YouTube, pagina Facebook, io sono una delle attrici. Qua. Ecco, così meglio perché non si vede la faccia. Grazie, grazie, gentilissimo. Così non ti si sente. No, 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 rimettitela. Zoomate, zoomate. Ma è una prima imbottita questa che si vede. Vabbè. Più io effettivamente. Questi hanno capito tutto del cosplayer perché stanno facendo vedere le tette. Esatto. Bravo. È quello il trucco. Per essere il cosplayer numero uno bisogna farle vedere le tette. Assolutamente. Che siano di maschio o di donna. Addirittura loro senza reggiseno. Eh già. Che porche. Va bene, che costume è questo? Bertolt di Shinbeki no Kyojin. Non gli somigli una sega. Lo sai che questo fa talmente schifo che vorrei insultarmi, ma mi metto le mani nei capelli perché non ho idea di come insultarlo perché fa talmente schifo. Boom boom boom. Cattivo devi essere. La prima edizione di Ken il Guerriero era composta da 40 volumi totali. Vero o falso? Falso! Perché? Perché non mi sembravano così tanti. Tanta puttana a casa. Quanti erano i volumi? Voglio saperlo. 23, pupa di culo. No, allora aspetta, perché io ce l'avevo, me l'ha prestato il mio zio, era tipo una colonna alta così, letto, no? Ma come scandi la verità, dillo, vai. Era una colonna alta così. Sì. Se ogni volume è spesso così, se è alta così,
Saranno una trentina. 27. Però dai, ci sono andato vicino. Bravo. Oh. Ci dà l'autorizzazione per Yamato Animation, che sto facendo questi video per Yamato Animation. Per chi? Per? Il canale di Yamato Animation. Ah, ho capito. L'autorizzazione. Ciao. Ciao. Che era? Yamato Animation. Yamato Animation, ciao. 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 Yamato. Ti voglio bene, Arcello. Però, siccome leggo sulla tua maglietta, Arcello, ma vaffanculo. No, sono io che devo offendere voi. No. Sono io che devo offendere gli altri. Ma io non offendo gli youtuber di merda come lui. Era dove è andato lo chef Tony. Scusa, ma c'è un amore fra me e lui. Ciao. Vai. Sì, vai. Allora, Gordon Ramsay. E mi ha arruolato. Mi ha detto facciamolo. Al cosplay non ce l'ho fatta a venire. Ero in ferie. No, ero in ferie. Mi siete mancati. Sei mancato anche te. La vuoi la maglietta? Quanto me la fai pagare la maglietta? Mi sa che non ho la L. Maledizione, nemmeno l'XL penso, perché... La M mi no, sa ma che non mi sta. Questa è S. Ah, ok. O guardo. Senti, ma questo ponte sta al cedo. È morto lì oppure... Quello delle maglie dietro. Il design, la designing, non l'ha ancora fatto. Sono convinto di aver fatto votare abbastanza delle mie, no, dei miei commenti. No, la regola sì, ci dovresti essere, non ho selezionati 30. Posso smettere di fare... Sì, stiamo facendo una chiacchiera. Perché questi comics non li portate anche a fiere un po' più calde, tipo Lucca Comics? Ci siamo stati a novembre. E non era così. Caldo, era molto più freddo. Era mi spiace. Molto più freddo. So problemi. Fate ballare le tette per noi. Ballare le tette, dai. No, a tutti i cosplayer interessa. Allora, dai, facciamo un annuncio. Non sono importanti le tette. Non lo sono, no. Cioè, l'importante è che uno fa il cosplay con passione e fatto bene. No, le tette sono importanti. Dai, anche te, dillo. Ma, insomma... No, dai, le tette sono importanti. No. Ne piglio una a caso, vuoi vedere che mi dice che sono importanti? Tu, vieni qui. Di che le tette sono importanti. Sono importanti. Visto? Grazie. Bellissimo. Grazie. Voi fate i video a Lucca, vero? Sì. Ora giriamo tutte le fiere adesso. E adesso sfottiamo già da... Ci fai un'intervista? Ah, ma ti conosco. Oh, mi conosce. Ci seguo sempre. Perfetto. E oggi ti punirò. No, sono io che adesso devo offendere. Vai. Siamo qui con Loki versione femminile, giusto? Visto che ci so. E è Loki più bello che abbia mai visto perché fa vedere le tette. Vabbè, ci mancherebbe, l'ho fatto apposta. Ecco, perché bisogna dirlo. I cosplayer che non hanno le tette fanno cacare. Fanno schifo, perché le fanno? Perché non ne hanno. Non lo so. Cioè io la volerei. Perché sono dei falliti. Cioè tanto i maschi fuori tutti, cioè no. O si rifanno le tette ai maschi o nulla, giusto? Giusto, esatto. E poi... Bisogna rifarsi le tette come lei. No, è tutto vero, eh. No, sono rifatte, dai. Va bene. Io pensavo fossi una ragazza e sei un uomo. Pensa già come sei ridotto male. Ma da dietro. Da dietro? Più non si vedono le tette. Non ci sono. Prova più basso. Allora non dovevi fare il cosplay. No, sono fregato a te. Se uno, ma se uno non ha le tette non lo deve fare il cosplay. Resterò nella mia ignoranza. Cioè, fatti tu conti e vado al chirurgo plastico. No. Grazie, ciao. Complimenti. Ma sì, infatti chi c'è? Non abbiamo, cioè magari a tutte quante, se mettiamo insieme le tette di tutte, forse fanno un paio bello degno di mazzette di bigliettoni dentro, però... Vabbè, ma c'è sempre il chirurgo plastico. Costa, fa male, meglio il push-up. Vabbè, ma se le rifanno le altre potete farle anche voi. No. Aumentarle ce la fai, ridurle poi...
vabbè. Una volta che te le fai così, come fai? Vabbè, palloncini, sì. Palloncini. No, 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 no. Ah, io prendo, vedi, uno Svein. Lo Svein. Il chicken burger prendo. Siamo qui ancora col nostro amico Alex da Padova, che oramai è presente in tutti i comics, giusto? Quasi tutti. Beh, già qualcosa se riescono a fare tre fiere all'anno. In queste tre fiere ci becchi sempre noi e quindi per noi è come se ci fossi sempre. Ma chi fa YouTube ha dei problemi. Sì, 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 lo sanno tutti, cioè è palese. Sfido io. Cioè, se qualcuno che fa YouTube ritiene o ritenga di non avere problemi, venga da me a sconfermarlo. Comunque, l'argomento di questa giornata è le tette. I cosplayer che hanno le tette le fanno vedere, sono migliori di quelle che non hanno tette. Sì. Cioè, palese. Sì. Ma anche il tuo amico può confermare. Sì. Sì, lui conferma. Quindi, cioè, quelli che non hanno le tette, tipo lui, non può fare cosplayer? No. Non puoi, però abbottonati almeno. Però tipo lei? Lei può. Lei può, certo. Tu puoi? Io certo, assolutamente, posso, io può. Altrimenti non l'avrebbe fatto. Ovviamente. Chi ha le tette è meglio. Certo. Chi ha le tette è importante. No, infatti, però ha un gran bel culo. Quello sarà l'argomento di una prossima puntata. Certo, perché si scinde, no? Tette e culo sono due puntate diverse, mi sembra anche. E si fa più audience se certo. Ne fa tutte in una. Bomba, e allora sprechi tutto, giochi tutte le tue carte Sakura e non fai più un cazzo. Invece no, tette e culo lo dividi. Quindi, vabbè, ne faccio un'altra. E questo personaggio, che fa? Beh, è una compagna di classe di Konata e Ko. Cosa fa? Insomma, è in uno di quei club scolastici sui manga. Fa dei manga amatoriali. Porno amatoriale? Non credo. E cosa studiano a scuola? Quello che fanno nelle scuole giapponesi, credo. Lo sai cosa fanno? Facciamo un saluto a casa. Ciao da Cartomics 2014. Yeah. Grazie. Ci fai un'intervista? No, tu sei quello che prende in giro i cosplay. No, io no. Io non prendo in giro nessuno. Ti conosco, cioè ti ho visto su... Non prendo in giro nessuno io. Ti conviene, ho le pistole. Vabbè, è una bella intervista. È una faccia familiare. Sì. È Rinami. Sì, è Rinami. Tu mi devi ancora dei soldi, mi sa. Non si intervista più. Non si intervista più. Oh, io mi ricordo bene, no? Basta ricordarsi. Che nessuno mi deve, cioè io non devo dare soldi, poi. Ok, sì. Io ricordo. Che cosplayer è questo qui? Allora, sono Serena di Pokémon XY. E sì, quindi passiamo da Nami, una ben fornita, a un'altra credo sia ben fornita. In realtà è una bambina, cioè avrà forse 15 anni, non è proprio una bambina. E adesso sarei un pedofilo. Sì. Ah, bene. Che in più ti ricordo ancora dei soldi. No, oh, questo si cancella, nessuno deve nulla a nessuno. Oh. L'argomento di questo Cartoomix è le tette. Tipo, se eri piatta non potevi fare il costume, cioè il cosplay di Tomb Raider, giusto? Sbagliato. Che? Te le imbottivi? Certo. Te le rifai? Anche. Meglio rifarsi. Immagino di sì. Le tue sono rifatte? No. Sono imbottite? Un po', sì. E beh, d'altra parte che vuoi? Potresti farlo anche tu se ti imbottissi un po'. Potrei farlo. Lara Croft è un bel personaggio, forte, indipendente. Lo farò. Farai? Faccio Lara Croft. Lara Croft.
Poi facciamo coppia. Vai, si fa una coppia. Deciso. Ma mi metto le tette anch'io però, eh. Devi imparare però a usare il sole. Non so, come fai? Come fai a vivere? Con l'imbottitura, come facciamo? Imbottitura o rifarle? Per forza. Grazie. Ciao. Sì. Qui. Dove ce l'hai le tette? Non ce l'ho. E allora perché fai cosplay? Mi arrangio come posso. Perché non ha le tette? Fortunando la mia ragazza. Sì, non ha le tette e fa cosplay. Ce l'ho io. Ah, ecco perché. Siamo, vedi, io c'ho... Ma un Jack Sparrow con Blu-ray. Sì, questo è pubblicità occulta, lasciamola stare. Allora, chi non ha le tette deve essere bandito dai comics. Ok, va bene. Oh, se ce l'ha le tette, lei ce l'ha, ce l'ho anch'io. Questo è un genio, perché a parte che ha scelto tipo un personaggio facile da fare, diciamo, giusto? Sì, abbastanza, dai. È anche bello con questo becco d'anatra. Però, visto che è impossibilitato per andare in bagno a fare pipì, vedi qui è chiuso, lui che ha fatto? Ha costruito un tubo e piscia di qua. Esatto. Esatto. Inglobo e sglobo. E sglobo. Si dice sglobo, Rufy. Fa anche la cacca, perché se ti giri, giriti. Esatto. Guarda. Tutto collegato. Tutto collegato. È un... estrapolare l'intestino. Esatto. Quindi nell'intestino che cosa c'è? Il cibo. Non proprio, è già... cibo e bile. È già più... escrementi. Oh, e quindi questo è un cosplay? Fantastico. Di merda. Ma ciao! No, io ti conosco bene perché io ti seguo. No, non ci credo. Sì. Io seguo te, non te seguo me. L'hai trovato quest'anno quello del Miracle Blade? Sì, sì, ah, no. C'è sempre! Non si fa tornare, sì, no, vabbè, quando è che lo monti il video? Quando è che... Vedrai giovedì o venerdì o meno. E cos'è che scrivo al cedo oppure... scrivi al cedo Simone perché questo è il mio. Per al cedo Simone. Adesso non parlo più, quindi non ti conviene puntare addosso. Al cedo. Però ti impegni a disegnare. Se lo sapevo le salame di cioccolata le portava bene. Sì, ce l'hai sempre o l'hai mangiato? E qua un po' l'abbiamo mangiata. La carta è tutta. Non la davo a lei. Ti faccio un personaggio a caso? Sì, a caso. Sì, dai, quello che ti viene meglio. Una bella toppa, insomma. Dai, sì, la toppa ci vuole. Possibilmente nuda. Ma guarda che te la faccio nuda, eh. Allora, va bene. Quanti schizzi ti hanno bloccato su Facebook? No, un solo disegno, ma non bloccato. Ogni tanto lo vedo, scrivo tipo, spero non venga censurato. Vabbè, ma sono le mie preghiere. Allora, cosplay di un anime di Tite Kubo che si chiama Bleach e il mio personaggio si chiama Grinjo Juggerjax. Un pochino più semplice, tipo ciao, sono Luca e il mio personaggio è Giovanni del fumetto blu. Ciao, sono Davide e il mio personaggio è Grinjo da Bleach. Non lo so, non ho potuto respirare. Sì, a me arriva. Sei pazzo. Bene, adesso puoi buttarti di sotto. Ma fa un culo, ti metti scorazzo anche addosso, mettiti qua. Sì, qua. No, non mi scappa, se la faccio cago. Mi dispiace. Strisciata di merda. Mi dispiace. 50 euro? No, se le devi te... Sì, diciamo di sì. Lei che si riconosce, Lo stregatto. In versione femminile, giustamente, perché se un cosplay ha le tette funziona meglio. Ma oddio, sì, forse probabilmente sì. Se lui faceva lo stregatto, secondo te io lo cagavo? Secondo me sì. Tu mi vuoi dire che non mi cagavi se facevo lo stregatto? Sei a petto nudo forse, sì, dai. Sì, a petto nudo. Ma per quello lo cago. Quindi, stregatto, bianconiglio, in versione rapper, perché vedete c'ha... Teoricamente era più lunga, solo che l'ho accorciata. Te invece sei? A livello di Bleach. Ah, quindi
Andate sì. A coppia, andate. Sì, sì. No. Scambiatevi. Molto bella anche questa, originale. Mica complimenti. Anche a lei. No, valeva te. No, no, anche a lei. Dovete due dirutti. Vabbè, che personaggio sei? Di qui di Final Fantasy X. Sono cugina. Cugina! Che bello, capito? È andata bello. Adesso questo... mi offendo. E adesso vediamo un po'. Che c'ha di bello questo cosplay? L'ho fatto tutto io, quindi attento perché ti la nudità delle gambe c'ha bello. No, 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 senti, ha ragione. E dighe, quanto vuoi per il tuo? Il mio culo. Sì, ci metto due dita. Ti piace? No. No, se vuoi però il nostro chef Tony userà una... Tirato in ballo, yes. Nudo. Ha detto che vuole una spada. Vuole una spada nel diretano. Sentite, no. Disponibili, fare che vi pare. Sono lì. Secondo me sei siliconato. Guarda, c'ho questo capezzolo che... Non lo tocco perché ho paura che esca fuori il latte. No, esce fuori il latte, sicuro. No, no, tutto vero, giuro. Caldo qua dentro. Giuro, giuro. Giuro, sì, giuri, tutto vero. Ci tocchi... Ah, ecco, tocca... Aspetta, si fa. Toccaggio delle tette in diretta per capire se sono finte o vere. Però c'è una tecnica, allora devi prendere queste due dita, ok? Poi devi andare proprio qua sotto e fare questo movimento qua. Sono finte? Sono vere. Lui è un esperto. Ora vado anch'io così. Assumiamo. No, se volete assumere io vengo. Se volete. Io se fossi in te testerei lei. La faccio io. Mi ci vuole una crew qui per. Chi? Lui. Chi? Lui viene? No, c'è la sua ragazza, lo picchia. Ah, fa fa. No, preservativo delle pillole di Gino. Bellissimo. Allora, visto che lei è una gatta, no? C'è una perversione sessuale verso le gatte. È così, mi spiace. Allora devo fare Catwoman. Anche per quello c'è una perversione. Facci un... No, gliel'hai rotto! No, non è rotto. Però puoi, puoi rinfilarmelo se vuoi. Okay. Disse lei! Disse lei, dove va infilato? Ah, qui, ok, peccato. Ci sta? C'è? C'è. E ti è andata bene. Possiamo andare? Possiamo andare? Sì. Andare? Ciao, ciao. Grazie. Ciao. No, 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 no! Andrea? No, mangio pesce. Oh, bene, bene. Non mangi più? Non mangia più i Friskies. Non si può dire la pubblicità. Quanto ci avete messo a fare questi costumi? Una settimana. Veloce. Anch'io una settimana. Boom boom. Quante foto avete ricevuto fino adesso? In 5 minuti un bel po'. Un bel po'. Puoi dare una martellata in testa a lei? Ma forte? Sì, sì, forte. Più forte che puoi. Vai. Sì, sì, vai. Grazie. Grazie a voi. Dai, no. Dai. Ciao. Venite qui. Non fate i temi. Va bene, parla lui. Sono tutti muti, parla lui. Ecco, maglia. Che cosa siete? Siamo un gruppo steampunk. Ma il punk non era passato di moda? No, dai, non passerà mai di moda, è troppo bello. Cosa consiste lo steampunk? Ma diciamo che l'abbigliamento è quello vittoriano, proprio dell'epoca. È un vittoriano futuristico. Non lo sa nemmeno lui che cos'è. Non lo so neanch'io. Allora, questa qui è una cosa seria, è stata smarrita ma possibilmente rubata. Una spada, metterò una foto qui. E tutto qui. Se qualcuno vede questa spada, qualcuno di Arthas,
non so chi sia, però Arthas. Se qualcuno vede questa spada a qualcuno o la vede a giro, probabilmente a qualcuno la vedrà, è pregato di contattarci perché noi conosciamo la diretta interessata della spada. Proprietario, legittimo. Devi compensare in natura. Non credo. Non credo. Invece tu non hai bisogno del costume, vedo. No, io no. C'è io sono al cede. Questo gli voglio bene. Quindi, volete fare un saluto a casa? No. No, niente. Non si saluta nessuno. Posto? Posto. Avete tratto... No. Tanta. Allora si riparte. Facciamo anche il nome, allora. Come ti chiami? Io mi chiamo Elisa. E che costume è questo? Questo è un cosplay che porto da Bioshock Infinite. E il personaggio è Elizabeth. E lui diceva che era un TARDIS. Un TARDIS? Un TARDIS. Perché? Non so, lui mi diceva, guarda, quello è... Ma cos'è un... È un iPod, no, non è vero. No, mi vergogno però. Ti vergogni? No. Fai un costume così, lo sai che dopo io intervisto costumi strani? No, mi vergogno, no, veramente. Mi vergogno. Ma dai, allora facciamo solo la scena, Lara, che ti faccio così, almeno stai zitta. Io siete proprio professional, cazzo. Cioè, un'offesa, i big money del video di Monti, dove sì, cazzo sono finito. No. Pubblicità occulta. Sempre con le mie interviste. Perché le tette o ce le hai di natura o le imbottisci o te le rifai come qualcuna, giusto? C'è chi c'ha i soldi e se le può rifare. Le tue sono imbottite o rifatte? Sono imbottite, però sono anche naturali, quindi un punto in più. Nel mezzo, diciamo. Nel mezzo. Esatto. Poi vanno mostrate e quindi... Oh mio Dio! Ma perché quando intervisto ci sono queste cose? Arrivo, parcheggio e doverti pure spostare, no? C'è un'altra movenza tipo Miss Fortune? Cioè? Che l'altra volta avevi fatto... Visto, dai, faccio l'intro dopo. Fa l'intro e non vuole essere intervistato. Muta, scena muta. Prima o poi riuscirò a intervistarla. Prima o poi. Viva Massa! Tanto ormai... Se si sta qui così, diciamo così, lui ti ha detto che c'ha le tette rifatte. Ah, pagale anche a me, no? Io ho bisogno. Picchialo. Davvero, devo picchiarlo? Devi picchiarlo, sì. Ma poi ti censurano il video, te lo canto. No, non censurano nulla. Uccidilo. No, dagli una spadata, dai, lo so, vedi che vuol soffrire. Ti faccio male, davvero. Dammi. No, fizza di qua. Ah già, è vero, aspetta, si rifà. Non sai fare, così si ammazza, guardalo. Oh, Obelix quello là? Ma non c'ha le tette? Forse sì. Vuoi una foto? No, dimmi che più cosa devi fare. Una foto che vuole essere insultata dal cielo. Vuole essere insultata. 3, 2, 1, ci sei? Vedi. Si finisce su YouPorn! Vieni YouPorn! Qua. Vogliono un bacio lesbo! Oddio! Ora non mi insulti! No, perché adesso si finisce su YouPorn! Io voglio essere insultata però in tal caso! Io devo essere insultata da lui, è un mito! Ciao! Ti adoriamo! Buona giornata! Ciao! Questo effetto, c'è poco da fare. C'è effetto lesbo io. Adesso ci facciamo io e Jack. Vai, quando vuoi. Allora, praticamente farmi insultare equivarrebbe a un orgasmo. Io proprio. È una delle 666 cose da fare prima di morire, questa. Però lui si è offeso, non gli hai fatto l'intervista. Al vaso. Vaso, cosa contieni? Terra. Non lo dico, non lo dico. Sicuro rimane tutto filmato. Quindi, questo bacio? Va bene, aspetto.
Siamo concentrate. Ora ce la fatto. Con la pizza in bocca è bellissimo. Fla, vogliamo fare un bacio lesbo. Un bacio lesbo. Ma vorremmo bevere. Tutte e tre insieme? Oh. Ma lei lo sta facendo già con la pizza? Fuck you. Oh. Cosa c'ha di bello questo personaggio? È carismatico, è molto... Con un personaggio strano e una donna. Perché non stai mostrando le tette te? Cioè, vedi, lei è un bel cosplay perché sta mostrando le tette. Sì. Tu invece? Guarda. Io non le ho. Sai che per essere un buon cosplay bisogna mostrare le tette? Mostrami le tue. Ma io non sono un cosplay. Non importa. Oh, senti. Semmai puntare qui, che fa più audience. Credo, è vero? Credo di sì. Okay. Cioè, lo vendevano allo stand. Ovviamente potrebbero essere sassi dipinti a forma di salame, però penso che sia il salame vero. Grazie. È uscito ieri il capitolo così, è già fare. Due settimane fa. Devo offendere lui. Non ci abbiamo la telecamera e quindi non ti offendo. Sì.